Sì, finalmente oggi iniziamo con il raduno, i ragazzi sono carichi, speriamo di fare il meglio possibile con questa nuova realtà cestistica ad Avellino, quindi siamo tutti motivati e ci tengo a ringraziare in particolar modo Gennaro Canonico, il presidente, per aver rinnovato la fiducia in me e tutto lo staff che c'era l'anno scorso, quindi dobbiamo dare il massimo e raggiungere gli obiettivi prefissati. Robustelli, Formato, Picariello, Curcio, uno staff tecnico tutto made in Avellino. Secondo Picariello, quale sarà la stagione della Delfes visto il girone? È un girone molto difficile, le altre squadre si sono attrezzate al meglio. L'obiettivo sicuramente è vincere quante più partite possibile. Il nostro staff dirigenziale ha messo su altrettanto una buona squadra, quindi sarà a noi gestire al meglio le forze durante questa pre-season e poi dobbiamo sicuramente partire forte e mantenerci nell'arco dell'anno, sempre una notevole soglia di positività. Cercando di ottenere, ripeto, il maggior numero di vittorie quante più possibile, ovviamente. Da domani start agli allenamenti, invece poi capitolo tifosi, sarà a voi conquistare il calore del pubblico di Avellino. Certo, questo è il nostro obiettivo purtroppo non semplicissimo da raggiungere, sta a noi appunto infondere un nuovo entusiasmo nella città che purtroppo in estate non ha vissuto come da qui a 3 anni a questa parte dei movimenti semplicissimi, quindi sta a noi con vittorie, con entusiasmi, con iniziative anche societarie a portare quanto più possibile tifosi a palazzetto.